Giovedì 23 febbraio a Torino si è svolto un incontro nazionale organizzato dall'ANCI, Associazione Italiana dei Comuni Italiani, con tema Smart City. Un bando europeo, una call, come si dice, ma anche un'occasione per approfondire il ruolo e il futuro delle città dal punto di vista sociale, demografico, occupazionale ed energetico. Un tema di rilevanza strategica per il futuro della nostra nazione, tanto che ad intervenire è stato anche il ministro per l'università, la ricerca e l'innovazione, Francesco Profumo. Il paese ha certamente molte sperimentazioni, anche di buona qualità, in alcuni casi di ottima qualità. Quello che dobbiamo riuscire a fare è trasformare le sperimentazioni in prototipi, questo vuol dire allargarle ad alcune comunità e poi in progetto paese. Per far questo è chiaro che ci vuole una regia complessiva e la regia complessiva è quella del Ministero. Ci vuole un'interazione forte con le comunità e l'ANCI e l'interlocutore operativo. Ci vuole poi un braccio operativo distribuito sui territori che è il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Quindi attraverso un disegno complessivo di questo tipo io mi auguro che riusciamo ad avviare il Paese verso un progetto Paese. È chiaro che tutta questa operazione ha un obiettivo, quello di creare una migliore qualità di vita per i nostri cittadini e creare risorse e quindi posti di lavoro, e questo significa crescita del Paese. Sindaci da tutta Italia hanno partecipato all'iniziativa, particolarmente interessati quelli delle città medio-piccole, che hanno tutto l'interesse a innovare in maniera smart e a semplificare e migliorare la vita dei propri cittadini. Se prima poteva essere una scelta quella di decidere se investire nella tecnologia, avere rapporti con il privato, oggi è l'unica modalità per poter investire ancora nei nostri territori, per poter far sviluppo, perché la riduzione delle risorse, il vincolo del patto di stabilità ci impediscono di fatto di fare investimenti con risorse pubbliche. Allora, lo sfruttamento della tecnologia che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, che consente di utilizzare la rete energetica, la rete telefonica, le bande, per far correre su queste reti, utilizzandole quindi come basi tecnologiche, una serie di nuovi servizi, diventa per i sindaci un potente strumento che deve essere messo a disposizione dei cittadini. Un tema che è stato affidato per la città di Torino ad Enzo La Volta, assessore all'ambiente, che sembra partire, prima che da legge e provvedimenti, dal coinvolgimento e dalla partecipazione dei cittadini. Torino ha approfittato della definizione dei dossier di candidatura ai primi bandi per incominciare a dialogare con la comunità torinese, in particolare col tessuto produttivo e imprenditoriale. Ci sono in cantiere tanti progetti legati in particolare alla mobilità. Penso ad esempio al progetto più interessante al quale stiamo lavorando in questi giorni, sul trasporto pulito delle merci, che oltre naturalmente a garantire un miglioramento della qualità dell'aria sul nostro territorio, dovrebbe favorire anche un'efficienza nel servizio logistico di trasporto di merci, e l'obiettivo è quello di farlo con veicoli green, veicoli non inquinanti. Questo è uno dei tanti progetti che stanno caratterizzando il nostro sforzo, uno sforzo trasversale nell'amministrazione che investe tutti quanti gli assessorati, ciascuno con le proprie competenze, e che investe in modo particolare la neonata fondazione Torino Smart City, che è lo strumento di governance che già oggi raccoglie più di 150 imprese del territorio torinese, raccoglie la partecipazione e la disponibilità degli enti di ricerca del nostro territorio, oltre che naturalmente il contributo importante dell'Università degli Studi e del Politecnico di Torino.